Grizzly contro Frank. Oh shit. Parte Frank. Masta 5 il beat ce l'ha. Ragazzi, sulla mano. Tutti la mano al cielo. Un minuto libero per Frank. Su, 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 su. Sulle mani Torino. Su. Su, su. E 3, 2, 1. Sì, ok. Che io vinca è un'imposizione, e adesso vengo qui per spiegare la posizione. Pensi che stare in casa basti ad essere campione? Lo pensava anche il Qatar ed era quarto nel girone. Ti saluto del resto, uomo. Il suo sangue collerà dal mio mocio. Mi sento Bruce Lee quando picchiano un suo socio, perché vengo ad umiliare il più forte di tutto il dojo. E capisci, del resto spesso faccio il grosso e l'ho deriso. Questo, se lo guardi bene in viso, non mi sembra mica un grizzly, è un orsetto col sorriso. Delle due, e non faccio mica il figo, però adesso te lo dico. Il risultato della sfida è così deciso che posso vendere la pelle dell'orso anche prima di averlo ucciso. E va bene, il suo flow le palle me le fa cadere. Il suo timing è la base, non si sono mai incontrati come in geometria due rette parallele. Coglione, volevo fare una rima al presentatore, però la farò a lui per l'occasione. Sei fuori dal mondo e c'hai il tasso di globalizzazione. Oh, oh, oh. GG, raga. Ok, Frank. Questo era Frank. Adesso abbiamo un minuto di risposta per Grizzly. Masta 5, manda il beat e vediamo che succede. Come prima, raga, serve il massimo calore, il massimo supporto. Torino, so che possiamo chiedermelo. Quindi tutti quanti al cielo, su, e di nuovo su, 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 su. E 3, 2, 1. Io do il meglio di me stesso e resto che si fotta. In ogni caso ti porti i concetti in botta. Bella che, come me, Frank vesti Jordan, ma ti stoppo subito come fossi Dennis Rodman. Quindi io ti informo, le tue rime le fa Grizzly, le fa Giant, le fa Mondo, le fa Shakero, le fa persino Morbo. Tu sei Strange nel multiverso, abbiamo perso il controllo. Quindi ti faccio a pezzi, rappo come te e manco a prezzi. La tua vittoria è un incidente di percorso tale che metà del pubblico chiama il carro attrezzi. Sto deficiente, secondo voi ha preso la metro recentemente? Perché se le scrive come Dante alle trasferte, il minuto ce l'ha pronto dal 18 dicembre. Hai parlato dei mondiali? Questo ancora me lo suga. A sinistra porta nuova, a destra porta Susa. Hai sbagliato a porta vuota, adesso porta chiusa. Che cazzo? Hai soldato il suo pubblico sul palco, ma qui non hai avuto il coraggio e oggi il fenomeno gioca al Maracanas. Ora parte Grizzly e risponde Frank. Torino, come sempre, ci serve il vostro supporto, ma sappiamo che siete qui per questo. Quindi una mano al cielo tutti quanti. Raga, su, 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 3, 2, 1. Una mia barra ti spezza, mi pare. Ti caccio un'altra combo in diretta Street Fighter. Per me l'odio non è che riserva un freestyler, la mia rabbia di edizione come Stefan Lichtsteiner. Bello Lichtsteiner, però ammetto che al momento mi sa che se vinci tu è tipo uno scempio. Con la sua tipa sono Lukaku con la palla al centro, perché vada come vada ci entro di sfondamento. Sì, di sfondamento, il mio freestyle eclissa, compare. Per questo la mia rima è totale. La tua ex è come Marcello sulla fascia, perché in 10 anni non l'hai mai vista tornare. Non l'hai mai vista tornare, però tu sei un coglione. Col rap, se si tratta di giocatori in fascia, Grizzly non vince mai con me. Mai con me? Cosa dici sul groove? Per questo motivo lo sappiamo che dimora. Ma sto facendo i trick e sembro la nuova scuola. O Kabu che sta facendo i sombrelli alla Roma. Hai i sombrelli alla Roma, ma tu sei un coglione. E io vinco perché sono l'MC di spiegazione. E se c'è qualcuno che al free preferisce il calcio, mi sa che ha dato un calcio alla cultura in sta nazione. Sì, ma quale cultura in sta nazione? Che ti dico? Tu sei disoccupato e perdi a Torino. Sei così disoccupato che arbitrariamente sei Luigi Collina perché non ti brilla il cartellino. Spezzo questo stronzo che sta facendo uno stile grezzo. È talmente gay che ha preso più palle di Casillas, Van der San e Canni in un anno e mezzo. Sì,
in un anno e mezzo. Sai che io ti fermo e rimo, bro. Per questo sai che io ti uccido, bro. Sono l'uomo miacciaio, lo chiamavano Gigrobo. Oggi gliele paro tutte proprio come Dino Zoff. Come Dino Zoff, però qua non ha capito. Un conto è fare il figo, un conto è stare al micro. Un conto è stare in campo, un conto è essere pentito. Un conto è fare il calcio, un altro yoga bonito. Un altro yoga bonito. Sai cosa ti dico stasera? Sai che non ci credi? Oggi vai fuori e al massimo fra mi lecchi i piedi. Perché la mia mente pensa fuori dagli schemi. Fuori dagli schemi, però cosa dici? Mi chiedo ancora quando rappi come te la vivi. In squadra questa sera mi puoi fare dei bocchini. Sono il destro di destro allenato da Mancini. Oh, oh my god! Oh mamma mia, my raga. God! Oh my god! Mamma mia! 5, 4, 3, 2, 1. Lo spareggio anche a sto giro. Pubblico, una mano al cielo. Masta, manda il beat. Già lo sapete. Ok. Tutti, 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 su, tutti. Su, 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 su. E 3, 2, 1. Io, peccato, signore e signori, che dopo questa sfida mi sa grizzly di qui va fuori. Visto dove vive, se diventa un cecchino, gli danno un fucile e dopo mirafiori. Ma quale mirafiori? Fotti con i cacciatori. Dovevo vincerla, lo sanno i competitori. Ragazzi, avete tifato per me, quindi oggi mi toccherà vincerla come l'Argentina ai rigori. Sì, l'Argentina ai rigori, ma non spacchi. Vuoi parlare ancora di calcio sui quattro quarti? Di amici ne hai portati così tanti che più sostegno di Del Piero quando stava alla Juve delle Alpi. Juve delle Alpi? Ma stai zitto, che cazzo, attento che ti spezzo quando rappo. Stai ballando l'ultimo tango a Parigi, attento, la mia sceglia sulla spalla ti fomenta pure il danno. Ti fomenta pure il danno, allora ancora sul calcio slego. E mi sa che adesso la tua vittoria non la vedo. Ha rappato prima punta e se vuoi fare la prima punta, sollevare almeno il tuo livello medio. Il tuo livello medio, aspetta, l'ho distrutta. Ma davvero non mi prega della curva. E comunque noi giochiamo senza attaccanti. Non punto a successo, ma successo senza punta. Io senza punta, però io c'ho più fotta. E son quello che beve tanta e pure tanta vodka. Ti ho fatto così il culo davanti alla balotta che mancavano solo i tuoi a dirti la cena è pronta. Sì, ma quale cena è pronta? Stai zitto, per questo motivo lo sappiamo che ti porto in pratica. Ma stai zitto, per quanto mi conosce tua mamma, se mi presento a casa aggiungi un posto a tavola. Allora, questo qua faceva tanto il tipo conosciuto e poi il livello non l'ha sostenuto. Non ho capito allo spareggio che cosa si è confuso e poi dopo sono io quello che si è scritto il minuto. Ma quale scritto il minuto? Che io t'ho risposto, uomo. Dopo questa sei proprio senza decoro. Va bene che perdo la voce e mi batti uomo, ma prima io avevo vinto e lo sai tu e loro. Io, peccato che allora sono il grande. Allora adesso sono devastante, guardate sto claudicante. Il suo minuto era più scritto delle tesi di Lutero alla chiesa protestante. Tesa protestante? Devi stare zitto, sai che non mi fotti. Comunque in ogni caso non rappresento il blocco. Gli spacco l'osso sacro, il metodo poco ortodosso. Questi erano Grizzly e Frank, raga. Ok, ok, ok. Tutti insieme. 5, 4, 3, 2, 1. Grizzly. Passa il turno, Grizzly.